Era da mesi che volevo fare un video del genere! Da mesi! Beh, iniziamo subito che altrimenti... D.O.A. Una ragazza scomparsa per anni riappare misteriosamente su un ponte. Avete presente stile ponte di Brooklyn? E niente, decide così... presa da un lapsus di follia di buttarsi di sotto. Stranamente non muore e viene portata in ospedale. Qui i genitori la riconoscono, ma... ha riacquistato la vista. Eh sì, questo perché prima era cieca. E invece adesso ci vede. In futuro scoprirete che la tipa ha una sorta di potere. Lo so, vi sto confondendo le idee, non ci capite una cioppola. In pratica, in questa serie TV si parla di esperienze pre-morte. Vedere questa serie vi farà capire che la vita è importante, che esiste il destino e che alle volte sacrificarsi per gli altri è importante. Guardandola mi sono intrippato talmente tanto che non ho dormito per notti pensandoci. Insomma, devo dirvi altro? Se vi dicessi che siete stati rapiti, messi in una cella insieme ad altre 4 persone e usati come cavie da laboratorio, cosa mi rispondereste? 13 o 13 Reason Why? Mamma mia, mamma mia! 13 è una serie TV assurda. Un ragazzo che va al college riceve misteriosamente 13 audiocassette stile anni 80 registrate da una certa Anna Baker, una ragazza che si è suicidata. In queste audiocassette c'è praticamente questa ragazza che parla delle sue esperienze e del perché si è tolta la vita, accusando 13 diverse persone. Si affrontano temi interessanti e capirete che ogni azione ha una conseguenza. Toccare il culo di una vostra compagna di classe, diffondere foto private, bullizzare qualcuno e così via, sono tutte cose che magari si fanno inconsciamente quando si è giovani, ma che in realtà possono avere un peso significativo sulla vita delle altre persone. Avete presente le tic tac? Una puntata tirerà l'altra finché non le avrete finite tutte. Over the Garden Wall. Lo vidi tipo 2 anni fa. Super giù. È una serie animata a metà tra l'horror e il comico. Dura pochissimo, una cosa come 10 episodi da 20 minuti, ma ne vale la pena. Se vi dico che è il mio cartoon animato preferito, ci credete? 2 fratelli si perdono in una strana foresta oscura, dove accadono strane cose inimmaginabili. Mostri, streghe, maledizioni e uccellini parlanti, ma soprattutto un boss inquietante che vuole rubargli l'anima. Mi piace paragonare questo cartone animato ad una fiaba. Sì, tipo quelle che raccontano i genitori ai propri figli prima di metterli a letto, no? Una cosa del genere, tipo Biancaneve, 7 nani, Cappuccetto Rosso e il Lupo Cattivo, una cosa del genere. È stupenda, stupenda, dai! Non ho altro da aggiungere. The Wardrobe. Cosa? Un videogames in questa rubrica? Eh sì, in questo periodo sto giocando pochissimo ai videogiochi. E te credo, non ho mai tempo neanche per pulirmi il culo quando vado in bagno. Ma The Wardrobe merita di essere citato in questo video. Un'avventura grafica punta e clicca che vede come protagonista un ragazzo morto trasformato in uno scheletro parlante. Il vostro obiettivo nel gioco sarà quello di ritrovare il vostro migliore amico e fargli capire che la vostra morte non dipende da lui, o che comunque non è stata colpa sua. O almeno credo che sia questo il vostro obiettivo nel gioco, però... non ne sono tanto sicuro. L'unica pecca è che a volte risolvere uno dei tanti enigmi risulta davvero stressante e pressappoco impossibile. Quindi armatevi di guida su internet o di qualcuno che l'ha già finito. Ma nonostante questo, il gioco è davvero una figata colossale. Interamente in italiano e creato da uno staff di programmatori italiani. Quindi, wow. 12 scimmie. Minchia, c'ha un'altra serie TV. E che vi devo dire? In questo periodo sto vivendo di serie TV. L'esercito delle 12 scimmie mi ha stregato. La prima stagione parlerà di viaggi nel tempo, paradossi spazio-temporali, epidemie mondiali, guerra, mistero ed esoterismo. Insomma, e che volete di più? Per farla breve, in un futuro non
troppo lontano, gli umani si saranno quasi completamente estinti a causa di un virus rilasciato in giro per il mondo. Alcuni scienziati, però, trovano un laboratorio segreto con al suo interno una macchina del tempo. Mandano indietro un tizio con la speranza di risolvere la situazione e di impedire al virus di diffondersi. Solo questo dovrebbe bastarvi per farvi capire che 12 scimmie va veduto. E ho detto veduto, non qualcos'altro, veduto, mi raccomando. Mister Robot, ma che ve lo dico a fare, ragazzi? Se non sapete cosa sia un Mister Robot, non siete degni di essere chiamati ciarini. No, vabbè, a parte scherzi, guardatelo, amici miei. Guardate questa serie TV perché ha tanto da offrire. Un gruppo di hacker che si è rotto la minchiazza delle multinazionali decide di fare su un bordello che non vi dico. Hackerare tutto il sistema bancario, fottere tutti i conti correnti e far ripartire tutti da 0 euro. Niente più money 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 money. Nessuno che c'ha soldi. Secondo voi cosa potrebbe accadere a questo punto? Se non esistessero più i dinderi, se non esistessero più i ricchi e i poveri, in Mr. Robot, oltre a questo, si affrontano anche temi un po' più consistenti, scottanti, delicati, come la depressione e l'isolamento. Quindi non guardatelo se siete delle persone suscettibili. Black Mirror. Mi fate stare male, dai. Una serie di racconti slegati fra di loro, ma che hanno tutti una tematica principale in comune: il futuro e le sue tecnologie. Che figata sarebbe possedere un occhio cibernetico che registri tutti i vostri ricordi. Bello, vero? Però questo implica che qualcuno potrebbe spiare. O ancora peggio, che potremmo andare in paranoia per un vecchio ricordo guardandolo e riguardandolo 100.000 volte. Oppure, cosa succederebbe se si potessero ricreare dei robot dalle sembianze e dalla coscienza di un nostro parente ormai deceduto? Dargli i suoi ricordi, le sue abitudini. Insomma, una specie di riportarlo in vita. Certo, questo ha tanti pro, ma chissà quali contro. Sarebbe bello avere tutte queste tecnologie, ma nessuno pensa mai alle conseguenze. Black Mirror è una di quelle serie che ti fanno fare dei pipponi mentali allucinanti. Una serie di sfortunati eventi. Boom, dai, mi sono innamorato, ragazzi. Questa serie, tratta dai romanzi di Lemony Snicket, è impregnata fino al collo di magia. Sembra quasi per bambini, ma non fatevi ingannare. Nonostante questo, è spettacolare e adatta a qualsiasi fascia di età. Saprà come stupirvi, come farvi viaggiare con la fantasia. La trama racconta di una serie di sfortunati eventi, per l'appunto, ai danni di 3 orfanelli molto intelligenti. Questi dovranno cercare di trovare una famiglia che sappia prendersi cura di loro, anche se non sarà molto facile. Una serie TV piena zeppa di enigmi che cercherete di risolvere e che vi terranno incollati allo schermo. Arcade Boys! E chi aveva detto che dovevo parlare solo di serie TV, videogames o quant'altro in questo video? Gli Arcade Boys sono due ragazzi. Sì, vabbè. Ragazzi, si fa per dire, avranno 60 anni l'uno, che hanno deciso di aprire un canale YouTube dove fanno principalmente rap reaction. Sappiate che sono politicamente scorretti a manetta, quindi se siete sensibili a parolacce, blasfemie o quant'altro, non guardateli. Se invece non ve ne fotte niente di queste cose e vi interessa ridere e passarvi le ore in compagnia di Fada e Barlo, che fanno reaction a canzoni rap, trap o hip hop, è il canale YouTube giusto per voi. Oh, merdacce, ma non vi fate più sentire? Va che vi ho sponsorizzati in un video che uscirà a breve, eh? Dove sono i soldi qua? Oh, ma dove sono? Ma come non ci facciamo più sentire? Stiamo a fare un botto di roba. Oggi stiamo a fare una grigliata con Antix e Art of Soul. E baffanculo, con la B al posto della V, mi raccomando. Vi consiglio anche un profilo Instagram gestito da degli artisti con i contro cojones. Andate subito a cercarli e ad iscrivervi e a seguirli, perché madre de Dios, non avete idea delle opere artistiche che producono. Sono allucinanti, allucinanti.
street art da paura, graffiti, grafiche, bomba ragazzi, bomba. Vi lascio tutti i link in descrizione, andateli a cliccare, mannaggia a voi. E per oggi finiamo qui. Voglio proprio vedere se questa rubrica vi interessa oppure no. Se raggiungiamo i 10.000 mi piace, 10.000 ho detto, mica sgarambinzins. Il mese prossimo vi porto un altro episodio con altri consigli o con opere che ho scoperto durante il mese. Commentate con l'hashtag guarda, seguito da un'opera che volete farmi vedere o che volete consigliarmi. E chissà, magari apparirete in video e verrete ringraziati e salutati dal... avete capito? Un mega salutone dal vostro dottor Vendetta di fiducia e ci vediamo come sempre al prossimo incredibile video!